di UniCredit Corporate Investment Banking, al quale vogliamo chiedere all'interno di questo contesto di mercato come si sta orientando la vostra proposta commerciale. In realtà entriamo nel 2019 con un vero cambiamento rispetto al 2018, perché il 2018 si è svolto da una parte con un inizio dell'anno che era stata costruita con una volatilità molto bassa, che avevamo ritrovato nel secondo semestre, addirittura con dei livelli di volatilità che avevano raggiunto i 25 punti nella pausa natalizia. Dall'inizio dell'anno è cambiato lo scenario perché la volatilità sta correggendo, sta andando al ribasso. Tuttavia il nostro scenario in UniCredit rimane di vedere un anno in cui i mercati saranno più movimentati con una volatilità che si tarerà sui 20 punti di media, vale a dire un mercato più ansioso, un mercato sul quale c'è più percezione del rischio, ed è quello che stiamo anche sentendo qui a Consulenza, dove chi è in contatto direttamente con il cliente vede il cliente venire con maggiore apprensione del mercato, maggiore ricerca di sicurezza. Certificates è lo strumento che per eccellenza ci consente di avere un scenario sul mercato, ci consente di entrare sul mercato azionario, ma anche di andare a cercare rendimenti combinando questo scenario con una protezione. I certificati che vanno di più sono sempre quelli delle due categorie star del nostro segmento, che sono i cash collector per chi ricerca rendimenti. La differenza è che vengano ricercati i certificati con una protezione molto più bassa, hanno quei livelli di protezione che si trovano al 30-40% dei livelli correnti dell'azione o dell'indice che prendiamo come riferimento, o nella categoria dei bonus, dunque la seconda più ricercata, con certificati che hanno una protezione solo alla scadenza, dunque non importa cosa succede nella vita del prodotto, i mercati si possono muovere come vogliono, ma una protezione misurata alla fine, e soprattutto non ne abbiamo inserito più solo una ma due, dunque abbiamo questi top bonus doppia barriera in cui comunque posso sempre puntare a un rendimento importante. Se non ci riesco, c'è comunque un secondo livello più basso, più protettivo, che mi consente di incassare un rendimento più basso, ma comunque proteggendo il mio capitale. Dunque, protezione è la parola d'ordine di questi primi mesi del 2019. Ci aspettiamo di vederla svilupparsi. Nel mondo della consulenza finanziaria specificamente, il certificato è sempre visto come lo strumento che beneficerà al meglio di questa evoluzione regolamentaria, ma adesso di mercato, perché dalla nostra ultima analisi 52% dei consulenti vedano nel certificato una valida alternativa per i loro clienti. Dunque noi ci siamo e mettiamo prodotti, e soprattutto li mettiamo a disposizione una serie di strumenti come Robo Certificates, che consente di creare portafogli personalizzati. Dunque quest'anno ci aspettiamo a vedere il segmento svilupparsi con strumenti a protezione e più personalizzazione per ciascun cliente.